Benvenuti in un nuovo video recensione, ma prima di recensirvi la nuova crema di Food Spring, ovviamente vi faccio prima un mini unboxing. Allora, non ho acquistato tanti prodotti, ho acquistato ovviamente la crema, io sempre tutto lontano, la nuova crema proteica spalmabile cocco e nocciola crunchy. Non vedo l'ora di provarla, ma questa dopo ci soffermeremo perché stesso in questo video vi faccio la recensione. Ma andiamo avanti. Ho preso un po' di barrette, vi mostro prima la linea vegan. Allora, ho preso il protein cookie gusto blueberry cheesecake, quindi cheesecake al mirtillo. Mi avete consigliato io cookie vegan, correggetemi se sto dicendo una stupidaggine. Se non sbaglio ci sono tre gusti, ma gli unici due che erano disponibili era questo e quello cannella. Però quello a gusto cannella non l'ho voluto prendere perché sapete che io non amo la cannella, quindi Giulia, è inutile. E ho preso solo questo qua. Poi ho preso due barrette, anche di questo se non sbaglio c'era un terzo gusto, ma non c'era. Comunque io ho preso tutto ciò che era disponibile, quindi vi farò un video dove li proverò tutti e tre. Sempre barrette vegan, un protein bar gusto nocciola. Ovviamente io ho fatto sempre velocemente, ma poi ve le mostrerò nel dettaglio negli appositi video. E quest'altro qui gusto mandorla e cioccolato. Mi ispira molto. E poi andiamo ad un grande must have che veramente per anni ho visto sponsorizzare. E ne ho sentito anche molto parlare bene. Non so anche qui se le ho prese tutte oppure qualche gusto non c'era. Anche se non sbaglio le ho prese tutte. Allora, iniziamo dal gusto cookie. Ne ho sentito molto parlare bene, sono sempre protein bar. Gusto hazelnut. Gusto fragola, mi ispira molto. Ma un altro gusto che mi ispira ancora di più è mango, perché ogni qua volta che vedevo una pubblicità sponsorizzata di queste barrette, questa qui tra tutte mi incuriosiva sempre, quindi speriamo bene. Ed infine gusto muffin al cioccolato. Quindi io vi ho fatto vedere il mio mini unboxing, mi munisco di cucchiaino e acqua e andiamo a provare la nuova crema. Ho aspettative? Nì. Spero solo bene. Quindi andiamo a vedere. Ok, ovviamente Food Spring per Giulia Calcaterra. Sì, io a mio avviso non la seguo, quindi non so chi sia, quindi scusatemi, però mi trovate impreparata su di lei, ma ciò che ci interessa è provare la crema. Da come ho visto, i pezzi di nocciola sono presenti in tutta la crema, quindi ovviamente sopra di più per fare anche scena, e questa cosa mi piace tantissimo. Il vasetto è di vetro come tutte le altre creme, 200 grammi, per 100 grammi ha 558 calorie, grassi 43 grammi, carboidrati 28 grammi, zuccheri 6,9, di cui polioli 21 grammi, fibra 1,5 e proteine 22 grammi. Andiamo ad assaggiare, ho dato una piccola mescolatina. L'odore è nocciola con una punta proprio di cocco. È buonissima. Sembra la crema del Kinder Bueno. Wow. No, questa la dovete prendere. È buonissima. No, mamma mia, questa è vera dipendenza, eh. Wow. No, raga, vi assicuro che è veramente buona.
Non necessita di una recensione proprio nello specifico perché sembra proprio la crema del Kinder Bueno. Poi questi pezzi di nocciola crunchy, che spettacolo. Poi nei commenti vi lascio anche il link se volete risparmiare. Sapete che io non ci collaboro, è un link che dal momento in cui anche voi effettuate il vostro primo ordine verrà rilasciato anche a voi, ma sotto poi vi scrivo tutto. Comunque è buonissima. Wow. Giulia, la promuovi? Ovvio, ovvio. Buonissima, buonissima. E quindi nulla, io spero che anche questo video molto breve tra unboxing e recensione vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi l'avete già acquistata, perché comunque non dico che è uscita già da un mesetto, però è uscita già da un po' di tempo. Fatemi sapere. Ovviamente io per qualsiasi cosa mi potete scrivere anche su Instagram, sapete che io vi rispondo sempre, anche una guida di acquisti l'ho sempre fatto, è da anni che faccio questo, quindi se volete consigli scrivetemi in privato. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.